Andiamo che il signor Nino ci aspetta. Siamo a Biella e oggi abbiamo il privilegio di intervistare, quindi di interscambiare opinioni e quant'altro con un'icona, anzi con una vera e propria leggenda, che è il signor Nino Cerruti dell'anificio Cerruti, uno dei lanifici più antichi del mondo. Andiamo. Icona, si è dalla nascita, quindi lo si ha nel DNA o si diventa? L'icona ha due componenti, che ci siano dei valori e che la gente ne parli. Quindi è sempre la somma di circostanze e fortuna. Ci sono due maniere di affermare quello che tu pensi nella tua vita. Uno dici quello che pensi veramente, l'altra te lo fabbrichi un po' facendo un po' di gran messa in scena. Io di messa in scena non ne ho mai fatta proprio, naturalmente, perché mi dava fastidio il solo fatto di pensare che raccontavo delle storie per mettermi in evidenza. Sì, ma guarda, questi sono i cartamodelli. Questo probabilmente potrebbe anche valere più. Gli abiti che sono questi, che da qui parte tutto. Lei è, si può dire, figlio d'arte, nel senso che nasce nei tessuti, ma poi ha attuato un'evoluzione, è una rivoluzione soprattutto. Il fatto di sobbarcarsi l'azienda è stata una scelta di cuore o è stata una scelta, diciamo, un po' dettata dal fatto che si doveva dare una continuità? No, decisamente. Non, né l'uno né l'altro. Cioè, io ho cominciato a fare dell'apprendista in questa azienda che avevo 10 anni e mi piaceva da pazzi la storia dei tessuti. Come molte cose possono essere tutte le facce della stessa questione. Nel campo di un lavoro come nel mondo tessile c'era sempre una presenza di valori artistici, di valori umani, di emozioni, tutte cose che col tempo sono poi state integrate da tutto lo sviluppo tecnico, ma lo sviluppo della tecnica è venuto dopo, non è venuto prima, o comunque era sempre non superfacente su quello che erano le emozioni che potevi avere. Le faccio una domanda, me lo permetta, da amico a amico, deve essere onesto. Quando lei ha iniziato, si immaginava una carriera così, o perlomeno la sognava? No, non mi sono mai fatto un piano di una carriera così, ma mi sono sempre posto però l'idea come posso fare qualcosa che faccio meglio di un altro. Per fare certe cose molto bene non devi metterci troppa riflessione dentro, deve venire fuori un po' dallo stomaco e deve venirti fuori un po' di istinto. A me è andata bene, mi è andata bene di avere le circostanze che andavano vicino a quello che in qualche modo io avevo come feeling dentro. Trovo che l'inventiva in un essere umano è forse una delle qualità più interessanti che ci possono essere. E agli italiani sì, diciamo che puoi anche essere un po' cattivo se sei molto inventivo. Viene perdonata anche la cattiveria? Anche un po' di cattiveria, sei sicuro. Lei è stato tantissimo nel mondo del cinema. C'è stato qualcuno che l'ha ispirata davvero tanto, e a livello umano e a livello di stile? Chi è uno che mi è stato molto di guida nella mia vita, ma non fa cronaca, perché era un mio cognato, il marito di mia sorella, che si chiamava Orazio Blanc, e che era un uomo assolutamente insolito, con un talento creativo fantastico. Quello è un personaggio che mi ha aiutato molto a considerare molto seriamente tanti aspetti della vita quotidiana, per esempio. Tipo?
quello di essere in un certo modo, di curare il dettaglio, ma dare sempre l'impressione che non è mai messo lì così per fare la dose in più, no? Okay. Perché la nonchalance, secondo me, è una delle condizioni fondamentali per avere un certo stile. Quando tu vuoi fare dello stile a tutti i costi, fai ridere i polli. Jack Nicholson, Le streghe di Eastwick. Edward Lewis. Ciao. Yes, sir. Noi abbiamo una serie di abiti indossati nei vari film che sicuramente la gente riconoscerà. Qui abbiamo il mitico Richard, Michael Douglas. Alain Delon era uno che molto spesso si faceva vestire dal mitico signor Nino. Qui sono proprio i capi utilizzati nei vari film. Qua c'è storia, qua c'è profumo di storia. Mi piacerebbe capire da lei, visto che ha frequentato i salotti belli, chi qualche aneddoto particolare, no? Di gente del cinema a cui è particolarmente affezionato. Jack Nicholson è un archetipo di persona con molto stile, pur essendo un bravissimo attore del cinema, ma con un molto stile molto internazionale come personaggi, non troppo americano come suoi atteggiamenti. Perché per esempio mi penso di essere stato un buon amico con Michael Douglas, però molto più americano convenzionale come persona. Cosa ne pensa lei di quello che gli italiani pensano sia stata un'icona internazionale intramontabile come l'avvocato Agnelli? Ma Agnelli lo era sul serio però poi, ma soprattutto lui aveva una gran qualità, se ne fregava di tutto e di tutti al mondo. E quando tu riesci a fregartene sul serio di tutto, diventi una persona deliziosa. Anche Gigi Rizzi. Gigi Rizzi era un gran bravo diavolo. Ma era un bravo diavolo a cui le circostanze avevano affibbiato un compito in parte superiore alle sue forze. Molto difficile. Però era una persona carina, gentile. Era uno dei leader italiani al tempo di Saint-Tropez degli anni 70. Negli anni 70 Gigi Rizzo era veramente un'icona italiana in quella situazione. Cosa serve a un uomo oggi per essere elegante? Beh, intanto un po' una certa educazione, bisogna avere un certo gusto, avere anche un po' di sensibilità, capire quali sono certe cose che ti vanno meglio e altre che ti vanno bene. E poi io penso che sia molto onesto che tu ti vesti in una maniera che risponda a quello che tu sai. Quando cominci a volerti fabbricare attraverso i vestiti un'immagine che tu non hai dentro, nascono delle fessure e delle stonature con cui distruggi tutto il lavoro che hai costruito. Ma ad oggi un uomo come lei può dire che probabilmente un uomo italiano è quello che ha più gusto? Ha più voglia di avere gusto. Ecco, questo è bellissimo. Però come predisposizione naturale, beh, perché in fondo noi abbiamo 2000 anni di personaggi italiani che erano spettacolari da guardare. Come si fa a trovare un'identità di stile? Ma io non ho mai detto che io sono un esempio di tale stilistico. Io sono me stesso. L'avere un certo stile è una cosa molto strana. Perché in qualche caso anche una roba che è fatta, che si vede che non è proprio fatta per te, può avere molto stile. Ok, quindi l'imperfetto. È una musica molto particolare quella dello stile di una persona. Molti non sanno che il signor Giorgio Armani ha cominciato con lei. Con Armani avevamo un rapporto estremamente piacevole. Secondo me il numero uno di quello che è l'affermazione dello stile italiano nella moda è lui, non sono altri. Ha fatto un regalo all'Italia colossale. Sì. E continua oggi a regalare. Ma ancora sì, anche se non è più forse quello che fa l'invenzione più strana, no, no. Però rimane fedele a un suo certo stile ed è giusto che sia così. Quindi la mia domanda è giusto essere sempre coerenti con se stessi anche in periodi difficili
oppure si può trovare una giustificazione a coloro i quali si piegano al cambiamento del mercato? No, attenzione, nel campo creativo i tempi non sono più facili o più difficili, sono diversi, perché la creazione è una di quelle cose che può procedere a salti, mentre invece nell'invenzione tecnica, eccetera, è sempre un progressivo molto preciso, vantaggi enormi per l'essere umano, ma l'aveva già inventata Padre Eterno prima. Mentre invece certe forme emotive pure sono proprio puramente dell'essere umano. La creazione con forte componente emotivo per me è la più alta manifestazione dell'essere umano. C'è un episodio nella sua vita, magari di più, però uno che ricorda in maniera più vivida, che le ha cambiato la vita? Nel bene e nel male? Sì. Beh, nel male sicuramente quello che è stato l'elemento che mi ha marcato e che mi ha ancora oggi qua è stata la morte precoce di mio padre, sicuramente, con tutto quello che significava, perché di colpo mi sono trovato addosso responsabilità e necessità di decisioni che non ero assolutamente preparato per fare. Dopo ci sono stati tanti altri momenti difficili, ma intanto mi ero preparato, mi ero fatto i muscoli per affrontarli, no? Mentre invece allora non lo ero assolutamente. Ma i momenti poi invece buoni, per esempio posso dirgli, io ho compiuto 3 giorni fa il compleanno. Ho avuto il ricordo di persone che si sono ricordati, che magari non sentivo da tempo, che me l'ha fatto. Mi è piaciuto enormemente, mi ha commosso quello, per esempio. Le cose buone, vede, hanno il difetto che le ultime sono sempre molto più importanti che quelle più vecchie. Le cose invece che possono continuare a marcarti per un tempo senza fine sono quelle molto brutte. Siccome mi ha fatto emozionare, andiamo su un tema un po' più leggero. La donna è un po' un universo a sé stante e noi uomini giriamo attorno a questo universo. Qual è secondo lei la caratteristica più importante in una donna? È molto complesso quello, guardi, una roba che ogni giorno che passa impari qualcosa di più, però è fantastico. Un mondo solo di uomini lo troverei noioso. Decisamente un po' noioso, francamente. Ma lei crede agli stilisti che hanno trovato delle muse ispiratrici per la loro carriera? Ma se dicono la verità ci credo, ma dubito molto che poi non sia una valutazione di convenienza. Anche perché gli artisti che fanno l'elogio di una musa molto sovente in realtà fanno l'elogio di se stessi, sì. Non tanto di un'altra persona. Poi però ci possono essere. Io mi domando, un uomo che si fosse innamorato di Coco Chanel sicuramente aveva trovato una roba eccezionale. A parte il fatto che per tanti anni abbiamo fatto i pantaloni a Coco Chanel, perché diceva che solo gli uomini sapevano fare i pantaloni bene. Perché secondo lei? Perché noi eravamo abituati a farli all'uomo rispetto alla donna e quindi noi eravamo più secondo bravi? Secondo me perché era un'idea fissa di Coco Chanel. Ah, ok. Assolutamente. Per fare i pantaloni a lei credo che si sarebbero messi coricati per terra qualsiasi creativo di Parigi al momento in cui succedeva tutto questo, no? Ma quello però è l'aspetto interessante del mondo della moda, è pieno di cose straordinarie e di meschinerie incredibili. Contraddizioni. Nello stesso tempo. Ma i veri artisti sono sempre un po' così. Lei si sente un artista? O un innovatore? Un aspirante artista. È anche stato un grandissimo innovatore? Forse anche. Un po' di scena devi sempre fare. Sempre. Insomma, non si può proprio essere così innocenti e bianchi di fronte a tutti che ti sparano addosso. Altrimenti si rischia di essere noiosi. E lei non mi sembra un tipo noioso. Bisogna avere una buona opinione di se stessi, ma mica troppo poi. Se no diventa una roba insopportabile. Ma se oggi ci fossero 3 donne, Claudia Cardinale, la Brigitte Bardot, oppure l'ex moglie del presidente Kennedy, quindi Jacqueline Kennedy, con chi uscirebbe a cena?
Forse Clara Cardinale, che ho conosciuto abbastanza bene anche a Parigi, perché era gentile, era molto garbata nelle cose. Brigitte Bardot nessuno può parlarne in maniera come era veramente, perché era talmente un'icona nelle maniere più diverse possibili. Poi l'hanno pompata in una maniera incredibile. In fondo, in realtà, era una persona, per quel che l'ho conosciuta, molto più semplice di quello che era tutta la messa in scena che poi era obbligata a fare, perché doveva essere la fine del mondo, no? Cos'è che rende così speciale l'italiano? Io credo che gli italiani sono ancora il paese dove c'è più gente che è innamorata del quotidiano, che ti può sempre portare qualche cosa di buono anche in una giornata che è storta e sbagliata, eccetera, che penso che sia quello che ci invidiano anche dall'estero molto. Molte persone, quando pensano a Cerruti, pensano che ci sia un mondo molto, mi passi il termine, ingessato, fatto di tessuti molto compiti, di tessuti abbastanza scuri, di tessuti abbastanza formali. Prima io ero nel suo showroom e ho visto che comunque c'è una varietà di tessuti, ma soprattutto di colori e di disegni, che esula da quel mondo. Questo probabilmente è perché lei dà delle disposizioni diverse. No, per me il mondo è un mondo, il mondo è un mondo sicuramente a colori, con però una gran predilezione per i colori della natura. Ecco, potrei dire questo nei confronti della mia predisposizione per i colori. A proposito di colori, vedo lì c'è la divisa della Ferrari. Molto interessante, perché con la Ferrari puoi fare dell'abbigliamento legato alle macchine di un certo stile, un certo tono. A me le gran macchine che fanno grande esibizione, c'era solo una che avrei voluto avere e che non ho mai avuto, che era una Rolls Royce. Ma per andare a 30 all'ora e poter andare a 30 all'ora e nessuno ti suona il tasso indietro per dire per una riverenza, in fretta, sarebbe una roba che non si può fare. Trovo che la Ferrari ha sempre avuto una grande eleganza in quello che faceva, ma questo è dovuto all'uomo che l'ha inventata, perché non era mai un esibizionista, era un innamorato del prodotto che faceva, no? Sono convinto che lo stile non è una questione di regole, ma è una questione di personalità. Assolutamente. Ci sono magari delle regole. Anche perché le regole te le fai dopo. Okay. Prima devi avere lo stile, poi ti fai specifico con quali canoni lo persegui, lo porti avanti, eccetera. Ma se prima ti fissi i canoni e poi dici allora con questo avrò stile, è sbagliato tutto. Lei è bello e affascinante. Preferisce essere bello o affascinante? Comodo tutte e due. Lei è molto gentile. No, grazie, è stato gentilissimo e grazie del suo tempo. Spero di essere stato utile. È stato grazie. Più che utile, grazie mille a lei. Continui così, è di grande ispirazione per noi.